Kung Fu Panzerotto 2. Conoscendo il passato dei giochi della DreamWorks, dove i sequel dei primi giochi su PlayStation sono ottimi e i sequel fanno abbastanza cagare, ho un po' paura. Ho un po' paura di cosa troveremo qui. Ma non possiamo saperlo finché non l'avanziamo, quindi iniziamo. Non ci sono dati salvati, e grazie al cacchio dove ce lo metti. Kung Fu Panza 2. Io spero sinceramente che sia buono. Scelte. La vita è piena di scelte. Con che faccia me lo stai dicendo, po' però. Allora. Hi people of YouTube. Welcome to a new episode of Kung Fu Panda 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata con sto panda che c'ha l'asma. Allora, c'è da dire già fin dall'inizio. Il modello facciale si vede che è diverso. Il modello fisico mi sembra bene o male lo stesso. Cosa sto facendo? Il modello fisico mi sembra lo stesso. Forse hanno cambiato giusto le texture, ma mi sembra visivamente buono. Speriamo che il fatto che sia visivamente buono non rende il gioco una merda. Quindi, spazio numero uno. Principale, cimeli, opzioni, nuova partita, vediamo. Saranno tutti i collezionabili del gioco, esatto. No, sai che forse sono. No, sono appunto, come si dice, obiettivi da completare. I sottotitoli li mettiamo? No, alla fine mi sembra che sia tutto doppiato in italiano, quindi. Il vero problema è che la faccia di Po mi inquieta. Mi inquieta come mi guarda. Finale del film di Mulan. Come ci hanno sconfitto? Wow, ce l'abbiamo Ah, fatta! Shen è Che sconfitto, sensazione ok. fisica! Hai visto, Tigre? Sembrava un fulmine a strisce! E scimmia, che volteggi scimmiantastici! È stato. La voce mi piaceva più di quella di Jack Black, però. Niente paura, non mi sono dimenticato di te, Tigre, che la tua striscia si è Aia! estinta! Poverino. Guarda, avremmo anche sconfitto Shen, ma i suoi tirapiedi vogliono la città! Ah, ma quindi questo è un seguito del film? Scusami, Shen non è il cattivo del 2? Ma dai, mio padre! Così la festa è finita. Coraggio, andiamo. E io Kung Fu Panda 2 non l'ho visto. Il caos offre nuove Pietro opportunità. Ubaldi! Proprio come pensavo. Già, ora che sono tutti distratti, possiamo conquistare la città di Gongmen. Io amo Pietro Ubaldi, riesce a caratterizzare tutti questi personaggi e per quanto li renda unici, riesco sempre a riconoscerlo. Non so se è un bene, però è bello. Io lo amo, è uno dei motivi per cui ho deciso di studiare, veramente. È uno dei motivi per cui mi sono dedicato al doppiaggio. E perciò personalmente ritengo che. Fermi! Fermi, fermi! Shen è. Fermi un attimo! Oh! Ho corso fino a qua! Ah! La milza! Devo solo. Ma è cieco. Riprendere fiato! Po, È stai diventato cieco, interrompendo. Shifu. Oh! Scusate! Ma gli scagnozzi di Shen stanno seminando il panico in città! Stavamo proprio parlando di questo. Senza un vero leader, stanno diventando dei criminali. Se non riusciamo a fermarli, gli abitanti della È il città si doppiatore di metteranno ad Cole! arte. È Dobbiamo fare qualcosa. Cole Su questo siamo tutti McGrath! d'accordo. Dobbiamo dividerci la città, punire i delinquenti e cacciarli una volta per tutte. Io mi occupo dell'area nord. Io della zona ovest. Io andrò a sud, ai moli. Oh, Io est, io quindi. vi seguirò, sapete, per darvi un po' di sostegno. Già! Combattere con i maestri! Super mitico! Allora, effettivamente forse, aspetta. Volevo controllare se sul retro mi spiegava qualcosa, se effettivamente mi diceva è un seguito appunto del film, o se appunto dicesse tipo qualche frase dopo la sconfitta di Shen.
Ecco, esatto. Shen è stato sconfitto, ma un maestro Kung Fu non conosce riposo. E questo lo abbiamo capito. Ecco perché non leggo mai i libretti, perché spoilerano. Ti tolgo quelle sorprese. Ma più che altro non capisco la scelta. Non capisco perché fare il primo che è fedele al film, quindi che segue la storia, e il secondo, che lo chiami solo Kung Fu Panda 2, segue una storia successiva al film. Piuttosto mettimi un sottotitolo come Megamind. Non è solo Megamind, ma tutti i giochi di Megamind hanno un sottotitolo che spiega bene o male, spiega tra virgolette, cosa succede. La resa dei conti, appunto, è un seguito post-film. Ipotetico, tra l'altro. Quindi ci muoviamo. Dio mio, quanto lagga! Wow! Dio mio! Ma questo gioco è terribile! Mamma mia! No, 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 non voglio fare il figo di sto gran culo. Ma il gioco quando prendi le monete lagga. Che poi non è detto neanche che siano monete. Mi sa che è il key questo. Ok. Il cerchio, facciamo le schivate alla Dark Soul. Non mi posso parare? Non c'è neanche il doppio salto. No, aspetta. Che c'era scritto? Vai a... Ah, R1, vai al porto. Ma tutto qui? Cioè, questo è l'hub centrale e dobbiamo scegliere semplicemente dove dobbiamo andare? Allora, possiamo andare ai quartieri alti, al porto di là e alla piazza del mercato. Ma io andrei con Shifu, giusto perché è il maestro, e quindi ai quartieri alti. Sono un... stranito, ma pelo pelo, un po' stranito. Non sembra male, però sembra diverso. Già come lagga mi preoccupa non poco, perché va bene che sono anni che la PlayStation 3 è andata. Ok, gorillone, preparati per un po' di furia in stile Kung Fu. Ah, certo, però al tempo d'uscita. Allora, maestro, mi spiega qualcosa? Attacco veloce. Ma io posso fare le prese? No, è ingiocabile! È terribile, ragazzi! Non puoi neanche dire che l'emulatore o cazzate simili. Attacchi potenti. Ecco fatto. Mamma mia, è terribile! È veramente orribile, ragazzi! Mamma! Quella è una cura? Non lo so, forse sono soldi. Tanto non si legge niente, è piccolissimo. Vorrei più che altro capire... se posso fare qualcos'altro, non lo so, qualche combo particolare. Mamma mia. Ragazzi, è veramente terribile il lag. Cos'è quello? Ma è pure apparso. E ho preso un trofeo. Ci penso io. Grazie, Tigre. Sì, ma Tigre era di là. Tu stavi guardando tutt'altra parte, po. Fischio, po. Peggio per te. Cosa vuol dire? Ma perché parlate a caso? Proteggi le scorte di polvere da sparo. Allora, iniziamo un attimo. Boh, ho trovato dei martelli, delle cose. Ma che ne so, che sta succedendo? Qui abbiamo... Boh. Ma allora, credo che questo gioco ci sia da raccogliere oggetti. Però sono oggetti random, per esempio abbiamo appena trovato un martello e altra roba. E questa cos'è? Un vaso? Beh, non lo so. Preferivo come era fatto il primo. Dio mio. Dicevo, preferivo come era fatto il primo a livello proprio di libertà. Il primo è molto libero, ti permette di andare... nei limiti del livello dove vuoi, ma perlomeno
ti permette di andare appunto in zone alte, zone basse, di spostarti a destra e a sinistra, andare a visitare zone. Sembrava anche molto più particolare e più grandi le zone. Ma dai, ancora che si gratta il culo. Ma questo c'ha gli occhi illuminatissimi. Ci sono io, non ruberete la polvere da sparo? Il cameraman in questa scena ha avuto un attimo un problema, ha detto: ma io devo... cosa devo fare? No ragazzi, è veramente... è veramente terribile, fatevelo dire. Cioè io di solito gioco anche con il lag. Abbiamo giocato a Fallout, per dire, cioè capiamoci. E come ho sempre detto, Fallout a una certa diventa veramente ingestibile col lag. Ma a una certa, quando il salvataggio è pesante, non fin dall'inizio del gioco. Questo fin dall'inizio si sta rivelando terribile. Terribile. Ma non a livello di gioco, perché comunque è abbastanza fluido. È rimasta solo metà della polvere da sparo. Cosa? Metà? Già, dei gorilla devono essere scappati. Li fermerò prima che lascino la città. Certo, con quelle ditine lunghissime. Allora, Shifu, ho capito... perché ha fatto il dash di Sonic? Perché Shifu è uscito direttamente da Sonic Heroes? Perché? Questo drago mi sembra tanto una zona dove poter entrare. Probabilmente c'è un segreto e ancora non lo sappiamo. No, ma... io tutto mi aspettavo, ma non Shifu che facesse il dash alla Sonic, per favore. Ho trovato una katana. Perché sì, tanto. E io continuo a girare, appunto. Metti caso che tutti sti oggetti ci servono. Tra l'altro, tra gli obiettivi c'era anche scritto: distruggi tot vasi, quindi io... magari... appunto, distruggendoli otteniamo qualcosa, che ne sai? Ottieni 2000 tazze. Ah, allora... è piccolo, si legge a malapena, ma c'è scritto 50. 50, quindi ipotizzo pezzi di metallo. Perché abbiamo preso un martello e la tegliera, ma contati con la stessa icona. Ipotizzo. E rieccoci di qua. Ehi, Po! Dobbiamo evitare che i lupi si mangino tutto quello che trovano. Ci penso io, Mantide. Esatto, e mangia tutto lui a questo punto. Posso dire che non... che no? Mamma mia, ma veramente? Madonna mia. Po, potresti aiutarmi a sgomberare il prossimo isolato? Pericoloso maestro. Mi sfilerò tra le crepe e aprirò la porta da dentro. Super pugno decollante! Faccia in fiamme! Ragazzi, potrei farlo per tutto il giorno. E allora zitto e fallo. E scudo distrutto. Esatto. Sono un duro. A quanto arriviamo di combo? Ah, speravo di arrivare un po' più in alto. Niente? Niente oggetti? Strano. Meglio sempre controllare, che non si sa mai. Mamma mia. Ma perché hanno sta tendenza a fare... ma scusami, a questo punto, scusami, se c'è tigre, vuol dire che posso usarla, vero? Scusami, continua ad apparire. Ah, Po può andare... può schivare all'infinito. Oh, hai capito che è agile, Po. Ma scusami, ma se mi continua ad apparire tigre, vuol dire che posso usarla, no? O forse è il secondo giocatore? Cioè il giocatore diventerebbe tigre? Non lo so.
hai fatto cadere la polvere. Potrebbe essere molto utile. Mi piace la tua filosofia, ma prima bisogna tirare un po' di pugni. E io accendo la polvere da sparo, vuoi vedere? Che tra l'altro i gorilla hanno lo stesso suono che facevano i gorilla in Diablo 2. E siamo arrivati a 20 di combo. E fino a qua nessuno ce lo leva. Mamma mia. Allora, come ho detto, a livello di combattimento non è neanche orribile. È tutto il resto che è sbagliato. Morto? Ecco fatto, facile. Cosa? Ah! Contenti loro. Ma infiammare la polvere da sparo e basta? No, per forza i fuochi d'artificio ha distrutto. Contenti loro. Il maestro Shifu direbbe che quando una porta è aperta è... aperta? Del genere. Cristo. Cioè, capiamoci che io sto ridendo alle battute di merda del genere perché non c'è altro da fare. Ma più che altro mi ha fatto ridere come mi ha guardato Po della serie. Grazie. Ok, ho trovato un vaso. Ma fammi... posso scendere di qua, ti prego? Ma a parte, perché ho un bastoncino? Raccogli i simboli rossi per ottenere trofei. Ok. Ho preso un trofeo, ma non sappiamo di che tipo, ovviamente. Io mi tengo sto bastoncino, che non si sa mai nella vita. Magari adesso. Però cavolo, mi mancano 4 d'oro. Vai al cancello della città, forse riesco a trovarli. Ed ecco Donkey Kongo. Li inseguirò. Essere piccoli aiuta. Certo, anche laggare aiuta. Ma è rimasto chiuso fuori. Che a questo punto mi chiedo se sia stato un errore, nel senso doveva uscire, perché io l'ho visto continuare a muoversi contro la porta. Oddio. Questa è proprio una brutta sorpresa. Oddio. Mamma mia. E basta un po'. Ecco fatto. A parte che sti lupi suonano più come degli orsi, come verso. Ma che mi sorprendo a fare tanto. Cioè, potrebbero anche essere. E comunque si resetta ogni zona. Adesso è 8 su 34. Questo vuol dire che tipo ogni zona ci sono, boh, 8 oggetti da raccogliere. Boh, non si sa, non si capisce una sega. Io in ogni caso nell'evenienza continuo a raccogliere. Poi se serve o meno vediamo. Se serve a qualcosa lo capiremo solo avanzando e basta. Ma più che altro c'è ancora l'icona di tigre, quindi non capisco se posso richiamarla oppure no. Vieni qua tu. Sei morto? Vorresti vedere cos'altro osservo? Vorrei dire di sì. È arrivato qualcun altro? Certo che è arrivato qualcun altro. E la battaglia delle Termopili sia. Zona stretta, tanti nemici grossi. Morto? Boh, ho preso un altro trofeo. E non ho fatto niente, quindi. Morto? Ora direi di sì.
ancora. Ti sta bene che sei caduto mentre volavi, cretino. Vieni qua. Oh, almeno i lupi sono facili da tirare giù. Ecco fatto. Ah, Shifu, ciao, sono arrivato prima io, com'è possibile? Mamma mia. Cosa fa? Cosa fa? La scarica slacciata. Che è successo? Ma scusami. Ma io ho fatto due volte cerchio e l'ho killato con un colpo. Meglio catturare gli altri delinquenti. So dove sono gli rettili, andremo a cercare dopo. Qui abbiamo da fare. Wow, ma è il sigillo dell'armiere del palazzo di Shantou. Sì, non lavorerebbe mai per questi gorilla. Deve essere loro prigioniero. Giusto, allora dobbiamo liberarlo. Ora possiamo partire per il palazzo di Shantou. Non vedo l'ora di dare una lezione a quei gorilla. Molto bene. Mamma mia. Ma come l'ho ucciso, scusami? Mamma mia, che monnezza.